Membri del Governo, colleghi senatori, questa Repubblica, Presidente, sembra precipitata dentro il gigantesco gioco delle tre carte. L'asso appare, poi scompare, per poi riapparire forse da un'altra parte. Per la velocità col quale si stanno muovendo e per la mancanza di logica si corre il rischio di chi da parte di chi osserva, di perdere di vista dove è andato a finire. Sta accadendo questo con una struttura governativa importantissima come quella del turismo, perché il turismo, lo sappiamo bene, è il petrolio del nostro Paese, è un settore dal quale dipendono migliaia di posti di lavoro e non dobbiamo dimenticarcelo mai. Guardate, accade con questo decreto legge, il cosiddetto riordine dei ministeri, vengono riassegnate le deleghe del turismo ai beni culturali. E vi ricordo che da quando si insediò il governo di cui facciamo parte, il governo del cambiamento, erano esercitate insieme per pochi mesi, non per degli anni, sono state esercitate bene insieme al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Noi avevamo voluto immaginare un dicastero per la gestione della promozione e delle eccellenze del nostro Paese in Italia e all'estero, ma voi volete semplicemente sacrificare questo obiettivo per squallide ragioni di poltrone, per poter assegnare a un ministro del Partito Democratico un portafoglio così decisivo per il nostro Paese. Guardate, questa è una decisione assolutamente sbagliata, alla quale noi ci opponiamo con forza in quest'Aula e fuori, perché è una scelta fatta con assoluta superficialità e frutto anche di una certa dose di ignoranza, ma anche e soprattutto di arroganza. La ricerca mobilità, accoglienza, cultura e fascino, curata da Confimprese e da Nielsen, ha certificato che il 40% dei turisti stranieri sceglie l'Italia come destinazione per il proprio viaggio per il cibo, considerato parte integrante del patrimonio culturale italiano e dell'immagine del territorio nel mondo. Ci sono regioni, vi cito l'esempio del Piemonte, che da pochi mesi guidata dal centrodestra, che addirittura ha abbinato al Ministero dell'Agricoltura, anche al Ministero, all'Assessorato dell'Agricoltura, anche una delega specifica sul cibo e sulla promozione. Questo è un grande esempio di vitalità nell'abbinamento poi al turismo per la promozione dei nostri prodotti. L'Italia è sempre più spesso menzionata tra le mete di turismo enogastronomico tra le più desiderate al mondo. È un'ulteriore componente del Made in Italy, quella maggiormente in crescita. Il nostro Paese, lo sappiamo bene, possiede il maggior numero di prodotti agroalimentari, ha denominazione di origine e anche identificazione geografica riconosciuti dall'Unione Europea. Inoltre, la ristorazione italiana nel 2017 contava oltre 240.000 unità ed è l'attività più rilevante e diffusa nel Paese. Pensate, un esercizio ogni 143 abitanti. È stato detto prima, 5 milioni di posto letto disponibili nel nostro Paese. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, che è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, il turismo enogastronomico è tra i segmenti turistici con maggiore potenzialità. Si stima che circa, badate bene, il 93%, non il 3%, il 93% dei turisti abbia partecipato ad almeno un'esperienza enogastronomica nel corso della propria vacanza. Il legame è palese, è acclarato. L'esperienza enogastronomica non è utile soltanto a chi viene, ma produce nuovi flussi, è stato detto anche prima, produce benessere. È una risorsa determinante per il riposizionamento di destinazioni emergenti o mature
Esistono distretti nati o rinati grazie a prodotti agroalimentari. Basti pensare ai luoghi del vino, alle terre del vino, non solo del nostro Piemonte, ma di gran parte del nostro paese. Ci sono borghi che sono stati rivitalizzati dal turismo e dall'abbinamento con l'enogastronomia, attraverso le fiere, attraverso la tantissima attività di volontariato, delle proloco o delle associazioni che voglio ricordare in questo momento, che vanno abbinate al turismo e allo sviluppo dell'enogastronomia nel nostro paese. Il legame, guardate, tra turismo e politica agricole produce sviluppo e nuovo lavoro. È una new economy rispetto alla vecchia economia del semplice turismo, dei beni culturali, che sono un settore statico e spesso troppo esausto. Il nuovo assetto proposto dal nuovo governo Conte, dal suo governo di sinistra, relega il turismo ad un ruolo subordinato, marginale, rispetto alle strutture e alle finalità dei beni culturali, non essendo peraltro chiarito nel decreto legge quale posizione ricoprirà questa delega all'interno della struttura dei beni culturali. Dal 1 gennaio avremo la soppressione del Dipartimento del Turismo e il trasferimento di personale da un ministero all'altro, senza che questo abbia un senso logico. Ed è per questo che la totale assenza di logicità e lo scollamento dalla realtà, cioè dal comune sentire della gente, del popolo, di chi si occupa di questa attività, sono purtroppo il filo conduttore di questi mesi di governo di sinistra, che io chiamerei governo abusivo, perché non rispecchia la volontà del popolo italiano. Voi ci chiedete di votare per un'operazione di ingegneria di palazzo, ignorando le conseguenze e ne sottovalutate pesantemente i rischi. Trascurate gli agricoltori, i nostri produttori, la linfa vitale della nostra economia di territorio, il presidio, la salvaguardia dell'ambiente. È inutile che approviamo dei decreti clima completamente vuoti e non tuteliamo le nostre produzioni, i nostri piccoli produttori. Lo sapete che importa espansione questo settore e lo fate semplicemente, lo ripeto, per pagare gli appetiti del Partito Democratico, in particolare di un importante esponente di questo partito, che vuole questo ruolo determinante. Il palazzo va in una direzione completamente opposta dal popolo. In mezzo c'è un settore, come quello del turismo, che continua a fare la spola. Ma colleghi di questa assurda maggioranza, ricordatevi che c'è un limite, che non può essere per sempre. Ad ogni elezione gli italiani hanno la possibilità di dire la loro, lo hanno fatto in Umbria, lo faranno il 26 gennaio in Emilia-Romagna, ne siamo certi. Ritirate questo provvedimento, risparmiate questo nuovo danno al paese se potete, altrimenti state certi che quando finalmente ci faranno votare, come recita la nostra democrazia, voi tornerete a casa e con noi al governo vi promettiamo fin d'ora che rimetteremo le cose a posto. Grazie.